Ragazzi, buongiorno, nuovo video spesa. Lo so che non vi piacciono, non a tutti piacciono i video spesa, ma a me piacciono e quindi li faccio. E spero che piacciono anche a voi. A qualcuno piacciono i video spesa, non a tutti, ma io li faccio perché mi piace fare la spesa e fare i video. Ho questo rossetto dell'Anika Makeup che sta finendo, ve lo faccio vedere, marrone, l'avete già visto un sacco di volte, e iniziamo subito. Spesa a Carrefour. Dopo un sacco di tempo che non andavo più al Carrefour, ci sono tante offerte, ce n'erano anche altre. Ho preso tutto in offerta praticamente. Direi di sì. Qualcosa lo tengo per me, qualcosa lo voglio dare a mia madre, se lo mangio, se non me lo tengo io, vediamo. Allora ho preso le pesche, queste qui tabacchiere schiacciate, che sono abbastanza buone. C'erano anche le pesche noci, ma erano dure con il cemento. C'era anche il melone in offerta, ma bisogna saperlo scegliere e io non sono capace, e quindi non l'ho comprato. C'erano le banane anche, ma non mi ispiravano, anche perché dopo un giorno che le tengo fuori dal frigo o in frigo diventano nere marce, quindi non va bene. Scusate la poca luce, ma se spengo la luce artificiale sono buia. Fuori c'è il vento e sta per piovere, spero di no perché ho i vestiti stesi fuori. Ieri c'era il sole, stamattina fino alle 9 c'era il sole, adesso sono le 10 e mezza e non c'è più il sole. Comunque vabbè, ho preso i Ribes perché volevo fare il cheesecake, ma ho dimenticato il formaggio spalmabile. Ne ho solo una vaschetta e me ne servono due. Comunque vabbè, piemontesi si nasce. Anche in ortofrutta, Ribes, uno l'ho mangiato ieri e uno questo qui lo tengo, anche perché questo se riesco a tenerlo bene, se no marcisce in fretta e quindi lo devo mangiare in fretta, questi qua. I Ribes li adoro, li ho anche mangiati grazie a mia nonna che li aveva nell'orto un po' di tempo fa, grazie nonni, grazie nonni. Poi, yogurt cremoso all'albicocca, l'ho comprato ieri questo qui, ma non è cremoso per niente, perché ha i pezzi di albicocca, scrivetelo. Quando lo yogurt ha i pezzi dovete scrivere invece di cremoso con frutta in pezzi, perché questo qui non è cremoso come c'è scritto, purtroppo c'è scritto grosso come una casa che è cremoso, ma non è cremoso per niente, ha i pezzi di albicocca, eppure grossi. E a me che non piacciono i yogurt con i pezzi l'ho mangiato lo stesso, ma pensavo fosse cremoso senza pezzi, invece aveva i pezzi di albicocca, quindi scrivete le cose come stanno, invece cremoso che non è cremoso. Perché se hai i pezzi non è cremoso. Comunque, vabbè. Questo qui al caffè, bio, Carrefour, era in offerta anche questo. Questo qui magro al limone, era in offerta anche questo. Questo qui la novità, non l'ho mai provato. C'era anche con la fragola e con i frutti di bosco, con le ciliegie, le amarene, ma aveva i pezzi. C'era proprio scritto fragola in pezzi, ciliegia in pezzi, quindi no. Ma in offerta anche quello. C'era anche quello yogurt fage. Faie Total, sia col miele che con la fragola dentro, bianco da mettere il miele dentro e mescolare, ma non mi piace. Quello al miele già l'ho assaggiato, ma non mi piace. Quindi vabbè, erano in offerta anche quelli. Ho preso questo qui che voglio provare, sperando non abbia i pezzi anche questo. 100% vegetale, soia 100% italiana, 22 agosto. Soia, sì, mirtillo. I mirtilli fanno bene. Vorrei anche provare il succo di mirtillo che non ho mai bevuto, però questo qui se mia madre lo vuole glielo regalo a lei perché l'ho comprato per lei, cocco, che a me non piace il cocco, almeno non più di tanto, lo compro, compro qualcosa col cocco, il cioccolato, qualcosa, sì, però non è che mi faccia impazzire il cocco, quindi lo do a mia madre. Questo qui è la vaniglia anche bio, ce ne sono due, biologico, fattoria Scaldasole, Milano, ok, voilà, bio anche questo. E poi cosa ho preso? Le mozzarelle, in offerta, vallelata ce ne sono tre. Speriamo siano buone, che non mi ricordo di averle mai comprate queste qua. Scadono il 4 agosto, il 6 agosto. Una scadenza abbastanza corta, però vabbè. Questa qui al Carrefour ve la consiglio, ve la straconsiglio. Tisana Zen per dormire questa qui con la malva, la melissa, camomilla e tiglio. Zen, rilassante, fantastica. Non era in offerta quella, forse l'unica cosa non in offerta. Poi questa qui in offerta, le Rossana me le dava già mia nonna. Queste caramelle, bellissime e buonissime. Poi ho preso questo qui, due gelati in offerta, uno è il croccantino e c'erano le vaschette, San Montana 5 Stelle croccantino, dolcissimo, buonissimo, però in offerta quindi buono, mi piace un sacco. E poi ho preso i Maxi Bon Cookie, che ne ho mangiato uno ieri sera, anche se erano sciolti perché non ho preso la borsa frigo. E quando prendi i gelati bisogna sempre prendere anche la borsa frigo, se no si scioglie tutto. E poi ho preso anche una vaschetta, c'erano le vaschette della Cardori in offerta, ma 2,09 € mi sembra. Invece il barattolino San Montana, la coppetta, cioè quella coppa grande, barattolino appunto, la confezione nella vaschetta, 1,99 €. C'era stracciatella, c'era crema, c'era panna, c'era cioccolato della San Montana e c'era Amarena,
variegata spagnola, vabbè, quello comunque con le ciliegie. Ho preso quello con le ciliegie perché è il mio gusto preferito di gelato ed era anche in offerta. Ne avrei presi due o tre, però ne bastava uno. Quindi tre gelati, quelli che vi ho appena detto. I croccantini li ho tolti dalla confezione, sono appunto in offerta. E c'erano anche il cacao, sempre croccantino. C'era anche con la panna. C'erano anche i biscotti gelato pan di stelle. C'erano anche i fior di fragole in offerta. C'erano anche i gelati Kinder Bueno, c'erano i gelati della Kinder, ma non erano in offerta, 2,78 euro più o meno. Sia i cornetti che i cuccioloni anche 2,69 euro, ma non erano in offerta. Ho preso cose in offerta, a parte le tisane e basta. Poi ho preso i pavesini perché i savoiardi mi piacevano e anche per il tiramisù mi piacciono di più i savoiardi perché sono più grossi, ma si inzuppano meglio i pavesini, secondo me. Questi qua, classici, erano anche in offerta quelli al cioccolato, al cacao, però vabbè, a me classici per il tiramisù va benissimo. Poi ho preso queste, ma non solo per me. Caramelle alla liquirizia in offerta al Carrefour. Poi ho preso questo perché ho preso appunto tutti quegli yogurt senza pezzi, spero. E quindi ci metto il muesli dentro. O comunque il muesli sono mesi che non lo compro più e l'ho ricomprato perché costava poco. Questo qui non era in offerta, ma non ce n'era nessuno in offerta come muesli. C'era quello della Vitalis che costava il doppio. E quindi questo qui l'ho pagato 1,35 euro se non sbaglio, non mi ricordo. Questo qui col cioccolato fondente, intenso cioccolato fondente. Vediamo com'è perché è la prima volta che lo compro. Di solito compro quello della Vitalis, ma sono forse un annetto o due che non compro più il muesli perché gli yogurt, a parte quelli del Lidl che sono appunto cremosi, gli altri non hanno bisogno del muesli. Invece questi qua che sono cremosi. Metto il muesli dentro, o li mangio senza niente, o metto il muesli, che sono croccantini appunto col cioccolato dentro, buonissimi. Poi ho preso queste, c'erano anche le Kinder Brioche al cacao, mi sembra integrali, c'erano quelle con il... queste qua sono classiche, sono buonissime, che sanno tantissimo di latte. Spero di non essere intollerante al lattosio, perché ogni tanto gli yogurt che mangiavo mesi fa mi hanno fatto un po' male alla pancia, allo stomaco, però vabbè. Quelle lì ce n'erano anche Kinder Cereale. Quelle che ho già provato che non mi fanno impazzire, c'erano anche quelle al cacao, c'erano anche le Kinder Brioche integrali, le Kinder cereali, 5 cereali integrali, Kinder pane choc che non mi piacciono tanto, le avevo già mangiate da piccola tutte queste brioche, comunque vabbè. Poi lo scontrino questo qua, con i ticket, 68 euro con i ticket, se vi interessa. Ho preso queste che erano in offerta, c'erano anche col prosciutto che le ho già assaggiate, che sono abbastanza buone, ma niente di che. Queste qui sono il mio gusto preferito, le compro quando sono in offerta. 1,99 euro anche queste, di solito costano 2,79 euro. E ho preso questo pane qui, che era in offerta, tipo quello pane sandwich che trovate al Lidl, un sacco di fette, anche per il pan carré, per fare i panini va benissimo. Pane toast, family toast, buonissimo, morbidissimo, in offerta non mi ricordo il prezzo, però vabbè. Questo qui è enorme e poi ho preso due barattoli di vetro, due marmellate, allora una la crema di marroni e poi c'era la confettura di fragole, c'era la confettura di ciliegie amarene, quella che ho preso io, c'era la confettura di albicocche, c'era la confettura di pesche, di pere, forse anche, non mi ricordo, un sacco di confetture, sperando che non abbia i pezzi perché anche la marmellata con i pezzi non è che mi faccia impazzire. 400 grammi era in offerta, costava poco e l'ho comprata questa qui di amarene perché mi piace. Magari è un po' più dolce quella di fragole che quella di amarene, ma mi piace, l'ho comprata che mi piace. Così ho preso il pane e posso spalmare qualcosa perché se non ho solo pane non posso spalmarci niente. Questa qui era anche in offerta, l'ho vista dopo, ho detto ma sì, la Nutella la voglio fare in casa che ho le nocciole e questa qui non so come si fa perché le castagne fino a ottobre non le posso andare a raccogliere. E quindi me la sono comprata anche la prima volta questa qui che la compro, vediamo se è buona. Così qualcosa di dolce ce l'abbiamo. E boh. Pasta no, carne, ho preso la carne cruda ma è finita ieri sera. E le pesche, l'unica frutta che ho preso sono le pesche e i ribes, che i ribes però come le banane, come qualsiasi tipo di frutta patiscono e durano poco. Poi cosa ho comprato? La pasta no, carne, ho preso il pollo a 7,99 euro al chilo, quello già affettato che avevo già comprato anche al Lidl e al Penny, compro sempre il pollo, mi piace tantissimo il pollo, e, da fare al forno, da fare in padella, da fare con le patate, con le zucchine, con i pomodori, con l'insalata fredda, da mettere anche magari in un'insalata, si può mettere il pollo come fanno al McDonald's o come fanno nei fast food e basta. Biscotti abbiamo preso quelli con le gocce di cioccolato tipo gocciole che non sono gocciole e boh, e boh, e boh. In piemontese vuol dire basta, e boh. È un mio modo di parlare, io parlo in modo strano. Spero
Spero che vi piaccia questo video, ragazzi, vi saluto e a presto. Ciao!